Cari amici, buongiorno. Ecco, vi vogliamo mostrare questa mattina un albero magnifico, è il melograno. E vedete che verde intenso che hanno le foglie e soprattutto questo magnifico colore rosso che ci donano i suoi fiori. Ogni fiore poi darà un frutto, questo frutto di melograno, che è un frutto molto molto, cioè già presente nell'antichità, anche nell'antico Egitto e anche in Turchia. Poi ci sono soprattutto degli spazi, la Turchia, l'Albania, e tutte quelle zone del Mediterraneo dove questa pianta è anche spontanea, ma è anche riferito molto nella Sacra Scrittura, questa, la presenza del melograno, di questo frutto veramente pieno di benessere, e che attraverso i suoi chicchi, che sono racchiusi in questo involucro abbastanza duro, ci danno tante buone qualità per la nostra salute. Ecco, ci ricordiamo anche Salomone, che ha fatto il Tempio di Gerusalemme e ha messo sulle colonne di questo Tempio tante sculture di melograno. E il melograno è anche il segno dell'abbondanza, della gioia, della felicità, del benessere, di questo benessere che è dono di Dio e soprattutto per questo popolo prescelto è una presenza ugualmente della bontà e della provvidenza di Dio. Vogliamo guardare sempre questi fiori, no? E ricordarci anche brevemente anche la memoria della nostra infanzia, no? Quando studiavamo le poesie e l'albero a cui tendevi la pargoletta mano, il verde melograno dai bei vermigli in fior. E quindi ricordiamo anche questo aspetto dei nostri antenati che guardavano anche loro quest'albero con la gioia negli occhi, anche se tante volte c'era quella tristezza nel cuore per il ricordo dei figli che non c'erano più. Ecco, ci auguriamo che possiamo trovare, oggi si usa molto, molto questo frutto, anche le sue spremute, anche tutto quello che può essere usato nella cucina, perché è veramente fonte di vitamine e di tante buone qualità per il benessere del nostro corpo, del nostro essere. Ecco, ci siamo spostati vicino a un altro albero di melograno, sempre nei dintorni della nuova chiesa dedicata a San Pio da Pietrelcina. E mentre ci spostavamo, ecco, pensavo che credo tutti quanti conosciamo, abbiamo visto qualche volta l'interno di un melograno, che è fatto di tanti piccoli spazi con dei divisori che contengono questi grani. E pensavo questa chiesa dedicata a San Pio, che è fatta di tanti archi, che possiamo anche immaginare come una metà di un melograno, dove ci sono queste divisioni e queste membrane che racchiudono gli acini di melograno possono essere immaginate, no? In questi spicchi che ci possono essere in questa chiesa. E come gli acini di melograno fanno bene alla nostra salute, ecco, pensiamo che noi che siamo raccolti in questa chiesa, noi che formiamo questi piccoli gruppi di acini buoni che portano il bene all'umanità attraverso la nostra presenza in questa chiesa, e possiamo essere veramente di nutrimento, anche di benessere a chi è nel mondo e a chi ha bisogno veramente di tante vitamine, più che fisiche quelle spirituali, che ci aiutano ad affrontare le varie situazioni di sofferenze, no? Di malattie anche spirituali, e che ci danno la possibilità di guarire. E allora, quando entriamo in questa chiesa, ricordiamoci che siamo un po' tanti piccoli chicchi di melograno che fanno bene all'umanità, raccolti insieme
proprio come si usa dire, vicini vicini nell'amore del Signore. E vogliamo sempre, sempre ricordarci nella nostra preghiera di tutti quelli che hanno veramente bisogno di questo aiuto del Signore. Ecco, cari amici, ci ritroviamo ancora una volta, siamo venuti per voi in una valle bella delle Delle mattine, mattine, zero ecco, che si mattine. chiama la Valle Valle di Sant'Andrea. Sant'Andrea, la Valle di Sant'Andrea. E vogliamo dirvi che è una valle veramente benedetta, no? Soprattutto perché in questa valle si producono le olive e un magnifico olio che era Era gradito conosciuto, è gradito e conosciuto da Padre Pio. da Padre Pio. Ecco, però noi siamo venuti qui oggi perché vogliamo raccogliere per voi, ecco, questi magnifici frutti di melograno. Siamo qui vicino a due alberelli che non sono tanto alti, però producono veramente qualcosa di meraviglioso, no? Di questi frutti così colorati. E ecco, qui in questa zona ci sono tanti di questi frutti, Sì, tante di queste ci sono sia. diverse piante che sono probabilmente piantate decine e decine di anni fa. Di anni fa. Addirittura ce Però n'è una che pare che abbia più di un secolo perché era presente, è stata piantata quando hanno fatto la masseria che c'è qui sopra della famiglia quindi Palladino. è un po', Abbiamo anche diciamo, la compagnia dei dei cani cani, di questi cani che ci circondano. sì. E sì, questi i frutti sono veramente belli, no? Sì, Sono sono colorati e colorati. ancora in questo periodo stanno vicino agli alberi, quindi possono conservarsi, diciamo, Certo, si abbastanza conservano, anche se vediamo che comunque cominciano a spaccarsi, anche ad perché è aprirsi. stato un periodo molto piovoso e Ecco. quando dalla siccità si passa al periodo piovoso, purtroppo si aprono. Sì, quindi dai fiori che abbiamo visto, ecco, vengono questi magnifici frutti e poi vedremo insieme un po' che cosa si può fare Tante con cose. questi frutti. Tante Si cose e tante possono cose salutari. salutari. Quindi ecco, vi lasciamo con questa immagine di questi frutti veramente colorati e poi ci risentiamo per vedere un po' le varie proprietà e anche ciò che si può, come si possono usare Utilizzare. questi melograni. A più tardi. Arrivederci. Cari amici, ci ritroviamo insieme per mostrarvi le meraviglie del melograno. E accanto alle meraviglie del melograno c'è anche qualche altro frutto che poi Giuseppe ci spiegherà per quale motivo, ecco, si possono collegare questi frutti. Ecco, quindi Giuseppe ci dirà i benefici che possiamo ottenere dal frutto del melograno. E poi Francesco ci suggerirà due possibilità di gustare questi frutti e anche di averne i benefici. Bene, allora incominciamo, Giuseppe, cosa ci puoi dire di Bene, bello di questo frutto? io facevo una riflessione facendo delle passeggiate con padre Rinaldo già questa primavera, vedendo l'albero del melograno in fiore a giugno, bellissimo, e poi l'albero del melograno con i frutti maturi in autunno. Ancora più bello. I colori del melograno sono splendidi e trasmettono, diciamo, una sensazione di benessere e piacere, come forse anche tutti gli alberi, però l'albero del melograno. Forse, se qualcuno crede alla cromoterapia, che è comunque una pratica medica non ufficiale, eccetera, forse viene quasi voglia di dire che è un frutto che apporta benefici prima ancora di essere raccolto, per i colori, per il piacere, insomma, che si prova nell'osservare quest'albero bellissimo. Ma la vera ricchezza del melograno è naturalmente nelle proprietà dei suoi frutti e sappiamo dalle analisi fatte dalla medicina ormai analitica che il melograno è davvero un toccasana perché i suoi frutti sono ricchi di flavonoidi, l'acido ellagico in particolare,
Sono quindi questi degli antiossidanti che ci proteggono dai radicali liberi e quindi hanno un effetto cardioprotettivo, un effetto diciamo citoprotettivo, quindi ci proteggono dall'invecchiamento cellulare. Ma altre proprietà appunto dei frutti di melograno sono dovute all'alto contenuto di vitamine, di tannini. E effettivamente i frutti del melograno vengono utilizzati non solo per produrre degli ottimi succhi, che sono naturalmente che hanno notevoli benefici, ma anche utilizzati nella cosmesi sotto forma di oli o sotto forma di creme. Come possiamo vedere, la parte bella del melograno è, naturalmente la si nota ancora di più quando il melograno viene aperto. E qui abbiamo dei frutti che sono stati raccolti 2 mesi fa e al loro interno sono ancora integri. Forse questo è dovuto proprio alle proprietà della buccia, che sembra che abbia un effetto anche microbico. E infatti la medicina tradizionale, sulla quale noi insomma riponiamo sempre così una certezza nelle proprietà dei frutti, perché sicuramente una medicina che vive dell'esperienza di Di secoli, millenaria, eccetera, vede nel melograno un ottimo, è un toccasana per le malattie intestinali. In passato, quando c'erano più parassitosi, malattie infettive dell'intestino, è una cosa che è stata accertata, lo leggevo oggi, è che sicuramente ha un ottimo, effetto antimicrobico sul cavo orale, quindi prevenendo le gengiviti e quelle fastidiosissime infiammazioni che sono le afte. Rispetto ad altri farmaci, il succo di melograno ha un potere, ha il potere di curarle più velocemente. Quindi un buon succo di melograno puro effettivamente ha un effetto protettivo per la nostra bocca. Bello. E quindi ecco, anche c'è pure tanto buon gusto Certo, in nel questo nel consumarlo. consumarlo. Ecco, adesso Francesco ci presenterà due ricette, Due ricettine, due semplici, ricette semplici, tutte e due veloci molto semplici. e semplici. Allora, la prima, visto che ha parlato del succo, con il nostro estrattore, il famoso estrattore dei fichi d'India, faremo il succo, proprio del melograno. Mentre invece con questi altri ingredienti che abbiamo preparato, faremo il grano dei morti, che è un piatto tipico della tradizione sia della Capitanata, ma un po' di tutto il sud Italia, probabilmente di origine greca, perché in Grecia tuttora viene consumato una pietanza simile, un dolce simile, che si fa proprio in occasione della festa dei morti. Possiamo Semi, già i cominciare a grandi di. prendere quello per fare il melograno già snocciolato, e così cominciamo subito a fare il succo, che è molto più rapido. Ecco, Vediamo anche se non abbiamo questo latte. diciamo può essere anche un aperitivo Penso proprio oppure di sì, un digestivo. E voilà. Di questo Voi frutto. state in piedi, io sto Sì. seduto. Cin cin. Cin. È il caso di dire Auguri. alla salute, Alla allora. Alla salute. infatti, alla salute. Dolcissimo. Allora, adesso invece cominciamo a preparare il grano dei morti. Ovviamente l'ingrediente principale è il grano, fa appunto la Base di questo. base per fare questo piatto. Bene, Poi allora quindi la base è il il grano grano cotto. cotto, Poi poi ovviamente
il nostro melograno. Ecco. E poi ci sono degli altri ingredienti come i canditi. Questo qua, ad esempio, è un cedro candito che è stato lasciato, il cedro di solito è verde, invece è stato lasciato proprio nel succo del melograno, Melograno. in modo che è diventato, ha preso Rosa, questo colore. bello. Poi si mette del cioccolato, il cioccolato Fondente. fondente. Poi vengono messe le noci, Anche noci. anche le noci. E poi ci sono anche altre varianti, cioè chi mette le nocciole, chi mette le mandorle. Poi dopo, una volta preparato, adesso lo assaggeremo, Diamo qualche altro esatto, ingrediente il tocco finale finale. è il mosto cotto. Il Mosto cotto. mosto cotto, che Che è anche quello, contenuto in questo esatto, pacchetto? allora Mosto cotto? non viene inserito direttamente durante la preparazione, perché poi c'è a chi piace di più, a chi piace Ah, di quindi meno, ma viene aggiunto sulle soprattutto, ciotoline. esatto, ognuno poi si mette la quantità che Ecco. vuole, e anche perché se poi non viene consumato tutto, siccome è molto igroscopico, fa seccare un po' il Esatto, va preparato. bene, sì, va bene, Poi sia i grigli di noci che il cioccolato viene fatto a pezzi piccoli piccoli, in modo che tu quando lo mangi senti tutto tutto questa armonia l'insieme, di sapori diciamo così, no? che c'è dentro. Cari amici, buongiorno. Ancora una volta ci ritroviamo per parlare di questo magnifico frutto che è il melograno, o se vogliamo la melagrana, alcuni dicono in questo modo. Però quello che, ecco, diciamo che è importante è che è un frutto che incontriamo tantissimo, soprattutto in alcune zone, e possiamo ricordare all'inizio già di quando noi eravamo ragazzi e studiavamo la bellissima poesia di Carducci, no? L'albero a cui tendevi la pargoletta mano, il verde melograno dai bei vermigli in fior. Vi mostriamo, abbiamo mostrato i fiori bellissimi di questo albero, adesso vi mostriamo i magnifici frutti che vengono sempre da questo albero. Ecco, tanti hanno scritto del melograno, però quello che a noi interessa è un po' collegarci anche con la parola di Dio, con l'esperienza del popolo di Israele e quindi con Mosè, Mosè che ha liberato mandato di Dio il popolo di Israele, Mosè che ha fatto un'esperienza magnifica della salvezza da parte di Dio nella sua vita. Mosè, lo ricordiamo, il significato di Mosè proprio salvato dalle acque, è questo bambino meraviglioso del popolo di Israele che doveva essere condannato a morte, che era condannato a morte secondo l'ordine del faraone, salvato proprio da una figlia del faraone. E lui proprio cresciuto alla corte ha scelto di essere con il suo popolo e proprio a lui Dio comanda di andare a salvare il popolo di Israele, a liberarlo dalla schiavitù dell'Egitto. E quindi proprio quell'incontro, ci ricordiamo, penso tutti quanti conosciamo nella Bibbia, l'incontro di Mosè con Dio attraverso il roveto ardente del monte Horeb, lo manda in Egitto a salvare il popolo. E Mosè percorre con il popolo i 40 anni del deserto, fa questo cammino di liberazione, cominciando da tutto quello che è il ricordo poi che sarà celebrato nella Pasqua, l'agnello immolato, il sangue sulle porte e poi ancora il passaggio del Mar Rosso attraverso quell'apertura che è stata fatta dal bastone, che le acque si dividono e il popolo va verso la libertà. E quando arriva alla terra promessa,
il popolo, anzi mandano degli esploratori e questi ritornano non soltanto con un grappolo enorme di uva portata in una, con una stanga da due esploratori e anche i fichi e poi il melograno. E per questa presenza del melograno, sia Salomone come anche altri che hanno lavorato per il Tempio del Signore, ecco, mettono questo frutto sui capitelli, dovranno mettere il frutto ricamato sui vestiti sacerdotali e sarà sempre presente presso il popolo di Israele come segno di abbondanza, come segno di meravigliosa prosperità. Anche nel Cantico dei Cantici, ecco, viene ricordato questo frutto, con questi semi che sono pari alle norme che Mosè dà al popolo di Israele perché ognuno possa vivere bene la sua esistenza nel timore del Signore. E anche nel Medioevo questo frutto è collegato anche alla vita di Gesù, al suo sacrificio sulla croce. Pensiamo quanto mangiamo questi frutti e se li tocchiamo un po' di più, anche le mani diventano rosse, come un sangue che sgorga da questi frutti. Quindi tanti artisti hanno riprodotto anche Gesù Bambino con un frutto di melograno in mano e collegandolo appunto alla passione. Ecco, tutto questo ci parla di questa natura che l'uomo collega al Signore e che può dare non soltanto benessere al fisico, ma anche uno slancio spirituale, una possibilità di incontrare il Signore attraverso questi frutti. E allora, ecco, vogliamo ricordare quest'uomo, Mosè, che ha messo in pratica tutte le norme che il Signore gli dava, si è lasciato guidare dal Signore perché lui diventasse guida di un popolo intero, di un'esperienza veramente straordinaria che parte dall'Egitto, dalla sofferenza e arriva alla terra promessa, al bene totale di questo luogo dove, dice la Sacra Scrittura, scorre latte e miele. E allora, ecco, ci ricordiamo anche noi, vogliamo, diciamo, non saremo capaci di vivere completamente tutti i precetti del Signore, ci ricordiamo soltanto che quello che ci raccomanda il Signore nella Sacra Scrittura, nella Sua parola, è per il nostro bene e anche qualche volta che ci dice di evitare alcune cose, è come un buon padre che raccomanda i propri figli di essere attenti a delle situazioni che possono creare sofferenza e problemi. In questo ecco il nostro punto di riferimento o l'esempio che possiamo seguire è anche Mosè. E ci ricordiamo che quest'uomo che ha guidato il popolo di Israele nei Vangeli è presente diverse volte nei raccordi, nei discorsi di Gesù. Ma voglio ricordarvi soprattutto nel momento della trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor, accanto a Gesù, luminoso, trasfigurato, c'era Mosè ed Elia, cioè la legge, cioè tutto ciò che è stato comandato da Dio per il bene del popolo e i profeti Elia che vengono i profeti, sono gli uomini che parlano in nome di Dio. Bene, allora gustiamo sempre questi buoni frutti del melograno, ma soprattutto ci ricordiamo che ciò che ci porta a vivere veramente nella salute giusta, vera, è la parola di Dio che ci deve accompagnare sempre. Salute e pace a tutti quanti voi. Allora, vogliamo assaggiare questo squisito piatto che è della tradizione,
ma è sempre buono. Assaggiamo. È proprio gustando, ecco, questo dolce. Non so se si può chiamare dolce o Sì, è un un piatto tipico, sì, piatto però è comunque tipico. dolce perché c'è il mosso, c'è il Sì. Diciamo candito. che, ecco, il melograno ha tante qualità, no? E quindi anche fa tanto bene. Però vogliamo, ecco, ricordarci che in questo frutto ci sono tanti chicchi messi insieme, no? Quindi anche questa simbologia. Come in questo piatto ci sono tanti ingredienti che vengono messi insieme e vengono amalgamati da questo vincotto, e però poi, se noi lo gustiamo con delicatezza e con calma, ogni Ingrediente. ingrediente ha la sua qualità e il suo gusto, il suo bene. Quindi diciamo che ancora una volta vogliamo augurare a tutti che possiamo insieme dare un gusto particolare alla nostra vita e quindi, ecco, ritrovarci veramente come il Signore vuole, di amarci gli uni gli altri come Lui ci ha amato, quindi donando, ecco, la sua vita e soprattutto poi, ecco, cercando di mettere a beneficio degli altri quello che noi abbiamo ricevuto. Ecco, vi auguriamo tanto bene e pace Pace e bene e bene a a tutti. tutti.